Ciao a tutti ragazzi, Qui Paranormal e Comics. benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi continuiamo a spacchettare Match Attacks ovviamente della Champions League 2018-2019. Abbiamo preso il box, l'avete già visto negli scorsi spacchettamenti. Andiamo a tirare fuori tutte le buste che vedrete prossimamente, sono davvero tante, quindi consigliateci delle challenge. Oggi ne faremo una di quelle un po' classiche, ovvero chi troverà diciamo, l'attaccante, il giocatore con il valore d'attacco più forte, vincerà. Però abbiamo sperimentato anche con le drene, qualche apertura un po' più particolare, con qualche challenge all'incontrario, tipo chi trova i più scarsi. Ci siamo divertiti molto e quindi consigliateci per questi prossimi pacchetti, appunto, cosa vorreste vedere. Ragazzi, per consigliarci, potete consigliarci qui sotto nei commenti, noi lo apprezziamo moltissimo, ma apprezzeremmo ancora di più se ci commentaste sopra Instagram, ragazzi. Seguiteci su Instagram, lì potete essere più in diretto contatto con noi e potete rispondere a tutti i nostri sondaggi. Noi spessissimo chiediamo e ci farebbe davvero piacere che voi ci seguiste. Bene. Iniziamo con l'apertura, come al solito inizio io. Ragazzi, qui si trovano rarità pazzesche. Tra l'altro, qualcuno di voi ci ha detto che noi siamo confusi con le rarità. Cioè, quando noi troviamo la card Mega Signings, abbiamo detto sempre una volta ogni 7 pacchetti. In realtà è una su 10,7 pacchetti. Ah, Piccolo, piccolo appunto perché ottimo. l'ho sbagliato a leggere. Ok, ragazzi, E la challenge, come andiamo. abbiamo detto, è quella di trovare quelli con l'attacco più alto in generale e dire di partire. E allora iniziamo. È un po' centrocampo dell'Atletico. Qui ragazzi trovano giocatori fortissimi. Lui non serve proprio alla nostra challenge. E Kolarov con 69. È Ma bello, è in negativo. Ottavio con 63. Qui ragazzi i giocatori scarsi se ne Ma trovano è più tantissimi. scarso in difesa o in attacco? E attacco più scarso. Diawara 52. Sto andando a peggiorare, raga. Sì, Lunga, ha vabbè. È vero che non c'è letto nessuno di questi che 29. attacca, tutti i difensori. Hernandez 29. Oddio, 29. Sto 29. peggiorando ogni volta. Ok, dai. 70. Ma cos'è? Solito codice. Oh, Oh, 84. Mega finalmente. Signings. 1 su 10,7 pacchetti. Quindi ottima rara. Come al solito, ragazzi. Ruvide, belle, ragazzi. Rarità bellissime. Qualità di card davvero ottima per Match Attacks. Questo è il mio attaccante migliore. 84, non è facile da battere. Che poi, tra l'altro, è il ruolo Qualità. centrocampista. Lo sottolineiamo. E beh, ottimo direi. Andiamo con il secondo pacchetto di questa apertura. Allora, Fateci sapere se voi state collezionando queste card e che state trovando. abbiamo qui il codice per il gioco online, se vi serve utilizzatelo. 60, Dani Alves con 66 di È un attacco. po' pochino per lui, però vabbè, dai, ci sta. Poi, Mamma 31 mia! di Sei attacco, potentissimo! Qui mi trovo vai! giocatori davvero scarsissimi, incredibile! 36 Mamma mia! Jones, 36 di Tantissimi attacco. difensori, forse troppi effettivamente. E lui c'è meglio. Fernandinho con 62 di attacco. Beh, per Normale. ora è il mio più forte? No, No. c'è Dani Alves che per ora è il Dani più Alves con forte 66. dell'attacco. Wow. È uno scudetto, se ho visto bene. È uno Hai 5 scudetto. d'attacco, questa è la pesca. No, mette No. normale, ragazzi, per la challenge. Lo saprete benissimo che non può valere. Attenzione. 47 di Mamma attacco. mia, Odriozola. non lo conosco Odriozola nemmeno. è il nuovo terzino del Real. Tra l'altro, è arrivato quest'estate e non è un vincitore del 2017-2018. Sono difetto della Tops che mi fa arrabbiare perché, cioè, la squadra del Real fatela normale, poi fate a parte i vincitori perché lui non ha vinto. Però, vabbè, adesso un piccolo appunto che non apprezzo. Beh, questa è la mia carta più L'attaccante più forte. forte di Il mio Alessia è un attaccante più. terzino e ha detto L'ho tutto. detto che non sarà facile battere Gaetano, ma adesso la manita si scatena, ragazzi. Vediamo che riesco a cacciare da dentro questo Scuolimento pacchetto. Bax come al solito nei commenti. Mi raccomando, raga, qui si trovano rarità che non avete idea. E qui si spacchetta anche alla grande. Attaccate del Lione. Attaccante come rara potrebbe essere qualcosa di buono. Vediamo. Parte tutto Parti bene, eh? subito 70, è già meglio. meglio di Alessio. Subito il secondo Beh, con Sturridge, Sturridge. mica male, ragazzi. Un gran bel giocatore. 50 con Vertonghen, è meglio in difesa, in effetti. 51 con Pereira. Maxi Pereira. E poi abbiamo 28. Mamma mia, 28 ma è con più scarso Akanji. forse. Penso di aver trovato il No, mi pare giocatore che tu hai difensivo. trovato. Ah sì, 28 è più Io ho scarso che abbiamo trovato trovato. 29 di 29. Hernandez. Spettacolo. Buona Oh, questa. 77, miglioro. Ti avvicini velocemente a me col mio 84 di Berratti e attacco. Rabiot. Ma col tuo attaccante ora del Lione, io starei attento. L'avete Ho vista? Ok, visto questo una qua è il rarità. codice, ragazzi. Rarità pazzesca. Vediamo un po'.
Man of the Match 88. Fekir 88, ragazzi. Già passiamo in testa. E va, prima lo sapevo che era un attaccante del Lione raro forte. Bello, ragazzi. Bello, bello, bello. E poi bellissima come rarità, ragazzi. Sì, guarda, sì, Man of the Match sempre, è sempre. Secondo me sono le più belle graficamente. Ricordiamo la rarità di Man of the Match, ragazzi. Una su 4.6 pacchetti. Ottimo, direi, dai. Bella, 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 ragazzi. Ottima per Simone. Leviamo queste carte, ragazzi. 88, 84, 66. Sì. Incredibile, veramente assurdo. Non facciamo arrabbiare Alessia che ora ci caccia all'Hundred Club e ci batte. Certo, sicuro. Ragazzi, provo a scuotere pure io a caso, vediamo un po' se ci porta fortuna. Dato questi pacchetti sono fatti veramente di materiale molto più scarso. Lì vorrei provare a... No, a salvare il pacchetto. No, però sai, facilmente, io lo apprezzo perché sono impedito ad aprire i pacchetti. Dai, ma tutti difensori, ma non è possibile. Chiellini. Giorgio Chiellini, grande difensore, ma attaccante 38 male, ma... 29. Ora il 29, dai, qualcuno di 28, dai! Vai! Ma tutti i difensori, no, raga, ma questo è un bug di sti pacchetti. Tutti i difensori stiamo trovando, ma non è possibile. Jack B. Io me ne vado. Io me ne vado. Fantastico. Io me ne vado. Ma dai, ma di che stiamo parlando? Fantastico. Uno d'attacco su Basic, ragazzi. Non l'ho con me. Dai! Vai! Ma cos'è? No, vabbè, dai. Lo prendono in giro. Tre difensori e due portieri. Mi prendete in giro, veramente. La rara, cioè, dai. Dai, dai, avrei una bellissima. Super portiere, dai. Attaccante, dai. Può essere qualcosa di buono. Oh, oh, oh. Ma è il 70. Goal Machine con 70, ragazzi. Il migliore. Goal Machine 70, ragazzi. Che il Galatasaray. Il mio migliore è Le Marma, ragazzi. Un pacchetto in cui trovi due portieri con uno. E tre difensori con 28, 29 e 38, ragazzi. Beh, chiudo secondo, ma Alessia, un altro pacchetto, potrebbe superarmi senza grossi problemi. Vediamo un po'. Vediamo se riesco a non devastare il pacchetto. Non è che con i pacchetti italiani che sono più qualitativamente buoni. No, è impossibile. Vabbè, non provate a salvare centrocampista del Real. Attenzione. Potrebbe essere alto. Ehi, oh, subito Müller con 81 in attacco. Si avvicina. Bene, bene, dai, recupera un po'. Torniamo alla normalità con Dyer. Dyer con 58. Vai. Un po'. E un altro 66, Torres. Il problema è che è pure centrocampista. Ragazzi, qui quelli delle squadre un po' più scarsette per il panorama europeo della Champions hanno degli valori davvero imbarazzanti. Guardate qua, dai. 50 in centrocampista. Chi è? Vabbè, allora, io lo conosco. Aolu? Non lo conosco, questo qui mi dispiace. Vediamo. Vediamo. No, sì, atletico, Potrebbe essere... 82! Duo di centrocampo, Saul Koke. Di questa è la tua migliore, hai tutte le tue speranze del centrocampista del Real. Solito codice, andiamo a vedere. Andiamo un po', raga. Speriamo non sia lui. Sia winner. Oddio! Isco Man of the Match. Cavolo. Oddio, non ci credo. È imbattibile. 94. No, raga, che dite? Vabbè, Man of the Match è la solita rarità, non la vediamo neanche. 4.7 pacchetti. Anzi, 4.6, scusatemi. 94 dal nulla. 94. Più un centrocampista. Vabbè, Isco bestiale, ragazzi. Alessia ci sorpassa lui. Si recupera così. Tu l'avevi detto. Questa ci caccia il me. Lo facciamo arrabbiare. Che poi ci caccia la card potentissima. Dovrò scuotere più potente che me, ragazzi. Infondetemi la vostra forza. Mettete le mani sullo schermo e scuotete con me. Senza rompere lo schermo, possibilmente. Ho trovato la più rara. E arrivo ultimo. Ho detto poverino. Il fatto che le meno rare abbiano il valore più alto e le più rare hanno un valore più basso non lo capisco bene, però fa niente. Oh, oh, oh. Attaccante del Tottenham, ragazzi, c'è Kane. Potrebbe. Ho detto tutto. Allora, dico soltanto 31. 31. Akanji da giallo. È proprio... Prima avevo trovato già Akanji, che era scarso, vabbè. Ora col potere di giallo... Fellaini. 69 solo a Fellaini, ragazzi. Ma è un po' troppo, per un centrocampista che i piedi non è che li sappia usare così tanto. Lui è molto legnoso. Bah, vabbè. Troppo, 74 Diaz. Mariano Diaz, che tra l'altro ora è al Real Madrid e sta già facendo grandi cose. Almeno in Champions ha fatto un gol pazzesco. 78 solo per Ribéry, dai. Sta calando pure. Pure questo è vero. Però dai, non è male come carta. 70-87 in difesa. No. Il defensive duo dei Winners 2017-2018, ragazzi. Sempre bellissimo. Al massimo, ragazzi. Che qualità, davvero raccoglitore. Oddio. Oddio. Oh. Oddio. Oh.
94! Limited Edition Super Squad! Oddio, è la Limited Edition questa! E quel no! Che no! Dici? No, non ti posso credere! E batto Alessia perché sulla difesa ho di più. No, oh! Vabbè, più perché è la tua seconda carta. Vabbè sì, però no, anche se in realtà no, ti avrei battuto di uno in difesa. Raga, ogni quanto? Uno ogni box. Allora, sono 14... No, sono... Sì, 14 Super Squad. Inizio limitata a trovare una per scatola. Raga, nella nostra scatola c'era. Nel nostro box c'era ed era Harry Kane che serve bellissimo sulla challenge. Ma raga, che qualità delle card, veramente. E sì, con la seconda batto Alessia. Oh, rimontata all'ultimo. Raga, yeah. La legge della manita non si scappa dalla legge della manita. È una sentenza. La manita vince. Beh raga, meglio di così non si poteva fare. Due veloce match pazzeschi, mega signings e poi la limited, raga. Noi abbiamo trovato limited Neymar, che però usciva da dentro allo starter pack classico, però trovarla qui dentro è tutta un'altra storia. Noi con le limited delle match attacks abbiamo sempre un grande rapporto. Mamma anche mia, negli che scorsi, bellissima. E abbiamo trovato una card pazzesca. Quindi noi ragazzi speriamo che ovviamente il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Beh, da Paranormal Comics è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!